Ciao ragazzi, oggi tratteremo uno dei quattro punti notevoli di un triangolo. Sto parlando dell'ortocentro. Allora, l'ortocentro è il punto di incontro delle tre altezze, quindi l'ortocentro è un punto. Cosa sono le altezze? Le altezze sono quei segmenti di perpendicolari condotte da un vertice al lato opposto oppure sul prolungamento del lato opposto. Ora lo vedremo nel triangolo ottusangolo, e le altezze sono appunto dei segmenti che, arrivando sul lato opposto, formano due angoli di 90 gradi, devono essere perpendicolari. Andiamo a tracciare la retta perpendicolare a questo punto, a questo lato, a questo punto, a questo lato. Questo punto a questo lato. Quindi, come vedete, la cosa che va subito messa in evidenza è questa. Intanto andiamo a vedere i segmenti, tracciamo i segmenti. Questo punto, questo punto e questo punto. Se adesso eliminiamo le rette, confusione, ok. Adesso mostra nascondi, facciamo una, la eliminiamo, due, la eliminiamo, tre, la eliminiamo. Oh, e hanno a rimanere le tre altezze. Questa qui è un'altezza, quest'altro segmento è un'altra altezza, quest'altro segmento è un'altra altezza. Benissimo, qual è la caratteristica di queste altezze? Vi ripeto, sono dei segmenti che devono formare degli angoli appunto retti, angolo, e facciamo la misura 1, 3, vedete, l'angolo di 90 e anche questo è di 90, stessa cosa qui. 1, 2 e 3, anche questo è perpendicolare, e poi l'altro 1, 2 e 3, vedete? I tre segmenti sono corretti, sono le tre altezze perché formano con il lato, vedete, due angoli di 90 gradi, cioè sono perpendicolari. Benissimo, il punto di incontro che andiamo a evidenziare si chiama appunto, chiameremo anzi lo chiameremo maiuscolo O sta per ortocentro, eccolo qua. Benissimo, ok. Allora, l'ortocentro non è sempre interno. Allora, è interno in questo caso nel triangolo acutangolo. Andiamo a vedere adesso cosa succede nel triangolo rettangolo. Per fare questo sposto un attimo qui, faccio la stessa cosa, mi sposto un attimo da questa parte. Qui ho disegnato un triangolo rettangolo. Vediamo cosa succede in questo caso. Anche qui faccio la stessa procedura, retta perpendicolare, questo punto, attenzione, guardate, da questo punto a questo lato, vedete, e da questo punto a questo lato. Allora, cosa andiamo a notare? Che in questo caso il punto di incontro delle tre rette perpendicolari, e quindi anche qui selezioniamo le tre altezze con segmenti 1, 2, vedete che in questo caso le altezze coincidono con i due catetini nel triangolo rettangolo, ok. Anche qui vado a fare mostra nascondi, elimino le rette e rimangono le tre altezze. Che in questo caso, vedete, questa è l'altezza relativa al lato DF. Le altezze relative agli altri due lati coincidono esattamente con i due lati.
Per cui qual è la conseguenza? La conseguenza è che l'ortocentro in questo caso coincide con il vertice dell'angolo retto. Quindi andiamo a vedere, rinomina e lo chiameremo anche qui O maiuscolo, eccolo qua, e lo andiamo a prendere. Dopodiché spostiamoci un attimino sul piano e andiamo a vedere l'altra situazione che ho evidenziato. Qui che sarebbe il nostro triangolo ottusangolo. Allora, anche qui faccio la stessa identica procedura, retta perpendicolare questo lato a questo lato, poi da questo lato a questo lato, vedete? Quindi in questo caso io mi dovrei fare il prolungamento di questo lato, e questo lato a questo lato. Ok, quindi che faccio in pratica? Intanto mi evidenzio i prolungamenti, guardate un attimo, retta. Allora, vedete, in questo caso per potenziare l'altezza da questo vertice a questo lato mi devo prolungare il lato. Questa sarà appunto l'altezza, eccola qui. Questa qui è l'altezza da questo vertice a questo lato, e viceversa, questa sarà, vi spiego subito, eccolo qui, l'altezza da questo vertice a questo lato qui, mi devo prolungare appunto. Ma dove sarà il punto di incontro delle nostre tre altezze? Quindi andiamo a vedere. Scusate, modifica annulla. Andiamo a vedere. Modifica annulla. Eccolo qui, guardate un attimo dove è il nostro ottocentro, e all'esterno possiamo anche ridurre la figura, ecco, far capire, vedete? In questo caso il punto lo vado a evidenziare qui. Quindi, ricapitolando, in questo caso questo sarà il nostro ottocentro, rinomina O, ottocentro, allora, ok, allora, ricapitolando quindi, scendiamo un attimo. L'ottocentro è il punto di incontro delle tre altezze. È interno nel triangolo acutangolo, coincide con il vertice dell'angolo retto nel triangolo rettangolo ed è esterno nel triangolo ottusangolo. Ricordiamo che cosa sono le altezze. Le altezze non sono altro che i segmenti di perpendicolare condotti dal vertice al lato opposto o sul prolungamento del lato opposto, e quindi sono dei segmenti perpendicolari ai lati. Significa che quando toccano il lato vanno a formare due angoli di 90 gradi. Ok, alla prossima. Ciao ragazzi.